Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Neo 2, dobbiamo andare avanti con la nostra missione principale. Ho ritemprato l'arma, o meglio, l'ho cambiata ma l'ho ritemprata, dovrebbe essere molto meglio, vediamo come si comporta. Siamo in uccello in gabbia, un po' strano, comunque vabbè, lasciamo perdere, livello consigliato 71. Vabbè, quanti richiami. Nonostante il suo castello sia circondato, Nagamasa non vuole ascoltare le richieste di Nobunaga, né tantomeno liberare Lady Ōiki. L'unica soluzione è assaltare la fortezza e pensare che lei si trova proprio lì in mezzo a quel caos. Ti pareva? Quindi tocca a noi portare in salvo il nemico e impegnato a respingere le truppe di Lord Nobunaga. Sfruttiamo questo diversivo per sgattaiolare all'interno e trovare Lady Ōiki. Conto su di te, collega. Mi piace sempre questo fatto della collaborazione che poi personalmente non c'è, visto che giochiamo sempre da soli. Partiamo praticamente così, senza niente. Vabbè, mi fa molto piacere sta cosa. Ho trovato molto utile, sapete cosa? Il vaso. Perché ci dà una mano. Allora, innanzitutto, vediamo se riesco a risalire un pochetto. Allora, di qua. Energia, attacco, vita, peso massimo. Saliamo sempre di qua. Aspetta, però qua che mi dai? Recupero del chiai 1960. Ah, però è pochissimo che si sale, mamma mia. Facciamo qua, vai. Sempre meglio avere un buon chiai che lui fa offerte. Ci becchiamo un po' di roba così facciamo il carico, anche se alcune dovrei già averle. E basta. Ok, siamo pronti, speriamo. Allora, di qua pare che non ci sia niente. Due strade addirittura. Posso andare sia di sotto che di sopra. Andiamo di sotto. Vabbè, non avevo dubbi che là non potevamo passare. Ah, ce ne stanno due, quindi facciamo così, guarda, questo. Vediamo se riesco a fregarmelo non così. Iniziamo. Ah, bastardo di un bastardo, mi ha pure infettato, Dai. Ok. Ah no, non mi ha tanto infettato. È soltanto penso sporco, Sì, ok. La spada esteticamente non è un granché, nel senso che non è che pare di usare. Ah, è solo acqua. Ah, ok. Lo sento dei rumori strani di. Perché stanno tutti sti corvi, mo? Ma dove stai? Ah, quanto sei simpatico quando fai queste cose. Non lo becco nemmeno, Porca miseria, chi ti aveva visto? Maledetto. Mannaggia miseria. Chi l'aveva visto sto scemo che è arrivato da qua? Allora, dobbiamo stare un po' più concentrati, secondo me, Ammazza. E addirittura. Vabbè, ma che c'ha questo? Lancia missili. Che è sto coso? Che schifo. Porca miseria, cambiamo, vediamo un po' se riesco a fare almeno un danno così. Mi rendo conto. Ma porca, ecco. Ok, almeno ho capito un po'. Ma mi hai cambiato la cosa? Aspetta, che mi ha cambiato la cosa, si fa. No, non si fa così. Ok. Ma c'è. È assurdo questo fatto che io praticamente gioco sempre con la stessa impostazione, sempre con la. Ma quando partiamo mi cambia. Ok,
Un sacco di roba, ma sono uova, sono. Porca di quella miseria maledetta. Porca, pure i figli, c'hai. Bella, eh. Allora, devo stare attento, eh. Secondo me questi ci cadono pure in testa. Io non le toccherei ste bue, vai. Giusto perché. Brutta zona questa, raga. Bruttissima zona. Oh, sta uno qua dietro. Ok. Così non vale, eh. Allora di qua non c'è niente, non c'è nessuno. Allora, di qua. Allora mi pare di vederne uno. Di là pare che non ci sta nessuno. Ok, devo fare attenzione perché non vorrei che mi sparano tipo. Ho visto che. Sì. Si è andato un po' in affanno. Allora, ma di qua. Abbiamo pure il tizio. Chi è questo? Questo. Mamma mia, c'ha pure la coda, cioè, ma che roba è? Bello. Dai. Porca miseria. Allora, prestiamo attenzione perché questo è abbastanza forte. Vorrei provare a non farmi fregare. Dai. Grazie, subito. Ok. Abbiamo fregato, eh. Grande. Ci sei anche tu, grande. Oh, dobbiamo prestare attenzione, perché a volte sembrano facili, ma poi non si dimostrano. Ma secondo me questi cosi mi potrebbero dare una mano. Nel senso che se gli faccio cadere addosso a qualcuno potremmo dare. Allora io in questo momento sto andando. Vedete che quasi torna indietro. No. No, ok, forse apro la porta dall'inizio. Mi sa di sì, è la porta iniziale secondo me, eh. Se sì. Sì, mi pare di sì, sì. Porta iniziale, vabbè. Meglio di niente, dai, così almeno di qua possiamo tagliare. Eccolo qua. Come dico sempre io, se ti capita 100 volte e ci caschi, poi la colpa diventa tua. Colpa mia, stupido io che mi butto là dentro. Cioè, quella è una trappola palese, scusate. Cioè, il bello è che l'istinto mi ha fatto pure rallentare, perché mi ha fatto pensare, guarda che forse c'è qualcosa. Però niente, io ostinato mi butto lo stesso. Che dobbiamo fare? Allora, di là c'è un. C'è il tizio che. Potremmo anche far avvicinare. Bastardo. Ok, è andato, dai. Meno male. Allora, questo l'abbiamo fatto fuori. Allora, qua sopra sento qualcuno, eh. Mamma mia, e lo sento pure potente. Quanto schifo io i cani questi qua così. Avanti. Mi hai fatto. I cani sono difficilissimi da gestire. E vai. Ma questo non è.
Questa non è forte, però è molto ma molto resistente. Qua non ci sta niente quindi qua sopra. Vabbè. Quindi lo potevo pure evitare praticamente. A quanto pare. Vabbè, però qua ci abbiamo un po' di amenità. Che ci può sempre servire munizioni grande. Ah, mi ha dato pure un elisir. Ah, vedi. Allora vedi che a volte ogni tanto. Ma l'ho fatto parte. No, vabbè, non lo posso attivare più. Vabbè. Qua c'è una porta. Allora là. Ci sta. Quello là che lancia le frecce. Aspetta. Perfetto. Ce ne erano due e li abbiamo fatti fuori, eh. Ok. Sì, e qua si risale. Ah, vedi, grande. Ci siete, ragazzini. Andiamo di qua. Quindi non ci dovrebbe essere niente. Però, che cavolo, mi potresti dare pure qualche altra cosa? Nel senso, tipo, il tuo amico, quella che mi dà sempre una mano. Allora, questo non l'abbiamo preso. Fantastico. Allora, io là ho visto una porta là sopra, quindi aspettate. Però mi pare che c'è pure qualcuno, eh. Avevo visto qua. Ah, sta qua dietro. Mazza chiara. Che ascia che c'hai. Utilizziamo la vipera ogni tanto, perché sennò è. Ne vale la pena. Se no praticamente mi carico, mi carico, mi carico e poi non servono ammazza. Non è che c'è qualcuno là sopra? No. Ah, ok. Allora, che ti mollo? Qualcosa che potrebbe essere buono. Magari ci potresti dare anche un'arma. Guarda, ti do questa. Questa è niente male, secondo me, eh. Ti do questa. Questa è la nostra, che poi alla fine non utilizzo mai. No, ti do questa, dai. Vediamo che ci dà. Qualcosa di buono, possibilmente. Perché a volte è capitato che ci ha dato qualcosa di buono. Altre volte invece ci dà proprio robaccia, eh. Il frutto della lanterna e il fucile. Vabbè. Oh. Praticamente il frutto della lanterna ce lo dai praticamente sempre. Ti sta proprio sulle scatole, perché ce lo. Ah, là c'è qualcuno, eh. Vabbè. Vediamo se riesco a fregarmelo. Almeno in silenzio. È morto, è morto, è morto, è morto. Ok. Come mai stavi qua su? Ah, ecco, era quello di prima, secondo me, eh. Era quello di prima che poi ci lanciava l'impossibile, secondo me. Ok. Quindi da qua non si può andare. Io pensavo di aver visto. Che c'è una porta. Invece non ci stava niente. Andiamo di qua, no? Penso di sì. Passate, no? Secondo me sto tornando indietro. Eh sì. Siamo tornati indietro all'altra parte. Vabbè, quindi di qua siamo tornati indietro. Abbiamo fatto il giro. Quindi mi sa che devo andarmene di qua. Aspettate. Porca miseria, di qua. Ah sì, ok. Freghiamoci un attimo a questo in silenzio. Quindi ho capito che ci stanno pure i cani, eh. Porca miseria, ci sta pure quello che sta pure incazzato. Mamma che botta. Dai.
No, l'ha scansato, addirittura. Ma addirittura me l'ha scansato. Porca miseria, me l'ha scansato. È agile allora. Allora, questo abbiamo recuperato, ok. Che c'è qua di... Ok, questo è il nostro grande... Di là però non sono andato, eh. Un momento, eh. Perché sennò non vorrei che forse magari... Ci perdiamo qualche cosa, no? Sì. Vedi. Oggi non mi trovo con la sedia, perché non lo so. O forse sono un po'... in trance, cioè nel senso che... Ho notato che a volte perdo un po' la concentrazione in alcune partite. Giochiamo veramente male. Allora, là ce n'è una, eh. Là ce n'è un altro. E là ce n'è una. Ok. Non so chi mi abbia visto, sinceramente. Grazie, guarda, sei gentilissimo, va. Addirittura sei più forte di quello che pensavo, eh. Qua ho rischiato, eh. Se mi beccava morivamo. Allora, vediamo se lo possiamo far scendere un attimo, così magari ci raggiunge. Vabbè, non ci raggiungi più. Ma chi è che mi sta vedendo? Ma porca, ma quanto... Ah, stai là, stai... Penso che non hai chiamato ma una mazza, eh. Non avrai chiamato proprio a nessuno per... Eccolo. Ma che è sti cosi, poi... Mamma mia. Ma è in impresa? Ma poi dove stai? Vabbè. Quindi secondo me sparerà all'infinito? Sparerà all'infinito? Che miseria. Lo so, il problema è questo, vedi? Vai. No, vedi, queste sono le cose mannacce, devo stare attento a lui. Sarebbe ideale se riuscissimo ad ammazzarlo praticamente da subito. Allora, uno sta qua dentro. Quindi facciamo così, guarda. Così mi ritolgo subito dalle scatole e non rischiamo. Questo continua a insistere da qua, eh. Allora, dall'asta, eh. Adesso lo riesco a vedere da qua, eh. Ah, lo vedo un po', lo vedo un po'. Vediamo se riesco. Porca miseria, mi ha beccato lo stesso. Maledetto. Mannaggia. Ah, ok, allora posso utilizzarlo anche per far beccare gli altri. Dai. Sì. Almeno per par condicio, però becca pure loro, eh. Quindi non è una cosa tanto...
negativa. Ok. Aspetta. Sei morto, sei morto. C'è un sacco di roba qua, eh. Ah, quando arriverò là. E che ti combino? Poi vediamo se continuerai a sparare. Arrivo, eh. No, mi ha beccato con un colpo solo, ma porca miseria. Ok, ok. Ah, pensavo avesse sparato. Allora, lo becco secondo voi adesso? Mo ci starà qua dietro questo, no? Ma dove cavolo stai? Non mi dite che è questo, ma non credo che questo, penso lo vedo più con la pistola. Dai. Dove cavolo stai? Sta qua, sta, deve stare per forza qua. Non penso neanche che... Non credo che... Ah, è questo forse, no? Ah, aspetta. Porca miseria. Attenzione a questo, perché questo fa paura, eh. No, 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 no. Ok, ok. Dai. Fatto fuori, fatto fuori. Meno male, perché stavo praticamente in difficoltà quasi, eh. Un attimo anche distratto. Secondo me è questo che lanciai così. Perché lo vedo vicino ai barili. Dimmi che sei tu, eh. Mazza, tanti colpi. Ok. No. Ok. Per me è lui. Perché sta qua dietro. Sì, sì. La postazione sembra pure quella giusta. È lui, è lui. Vabbè. Là ci stava qualcosa comunque, secondo me qua dietro. Occhio qua dentro. Questo si scende, eh? Sì. Porca miseria, non si capisce una mazza da questa zona, eh. Vorrei capire se c'è qualche parte dove possa attivare qualcosa, invece niente. No. Qua abbiamo fatto semplicemente il giro. Ma questo ce ne sta uno qua sopra, penso, perché è quello che... Ti ha chiamato. Manco pure addirittura. Dai. Meno male, meno male. Là. Ma no. Ah, calati. No. Che è sta cosa? Ma? Accendi. Perché? Ah, che bello. Ok, allora me lo faccio fuori, scusami. Quanti ne tengo? Grande. Dai, così ce lo togliamo dalle scale. Addio, ok, quindi questo l'abbiamo fatto fuori. In maniera anche molto rapida e veloce. Di là si scende. Però di là non ho capito dove si va, eh. Proviamo ad andare un attimo di là. E poi vediamo. Questa sembra una città. Ahia. Ah, vabbè. Qua ci possiamo un attimo rifocillare. Che meglio. Allora, di livelli non ho preso niente. Vediamo se... ok, qua posso sicuramente risalire. Dovate, lascio. Ok.
Basta? Sì. Vabbè, andiamo avanti, visto che qua dentro secondo me ci sta. Oh, già avvertita quello. Mamma mia, raga, non siamo manco partiti. Porca miseria, che belli. Allora, vediamo se siamo fortunati, eh. Ma cioè, praticamente vi fate più danno tra di voi, eh. Allora, facciamo così, guarda. Perché vedo che se ci riesco. Porca di quella paletta. Ok. Vediamo un po'. Che siamo partiti proprio a super raffica, eh. Dove sta l'altro? È morto? Sì. No, secondo me è tornato indietro, eh. Tornato indietro. Sì, secondo me è tornato indietro. Mamma mia, quanto ti odio. Ok. Dobbiamo cercare di capire se riesco. Ah, di qua non mi vede, penso, eh. Secondo me là sopra c'è qualcuno, sbaglio. Sì. Meno male che l'abbiamo fregato. Ok, devo stare solamente attento. Non farmi fregare subito. Qua non si potrà aprire una mazza. Ma giusto per essere sicuri. Eccolo qua. Da qua non penso di poi beccare. Ok, 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 ok. Aia. Spara adesso, per cortesia, puoi sparare adesso? Che cazzo. Aspetta. Ci sta pure questo, ci sta. Dai, ma. Porca di quella paletta. Aspetta, eh. Allora, momento, eh. Dai. Porca di quella paletta. Questo sta continuando. Ma lo becca, quello, eh. Ok, 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 ok. Ma porca, guarda, lo sapevo. Io lo sapevo che mi becchiavano. Dobbiamo stare attenti perché questo continua a romperci le scale, eh. Vediamo se riesco. Ok. Dai. Non è che ancora non me l'hai becchiato a quello. No, vai veloce, veloce. Ok. Ma chi è che mi sta ancora sparando? Porca. C'è uno che mi sta dando il tormento, eh. Ehi, sta arrivando pure quell'altro. Sta arrivando la cavalleria. È assurdo comunque. E non muore, non muore, maledetto. Assa fa. Mamma mia.
Ma guarda quando salgo lassù. Guarda, sta pure questo, non l'ho visto. Porca miseria, ma che salgo là sopra. Ma che ti devo combinare? Guarda, ma che ti devo combinare? Maledetto che deve romperci le scatole. Perché poi effettivamente, diciamo, la parte non è complicata, è solo che ti attaccano in 60.000 e allora è normale che poi diventa un po' complicato. Vabbè, meno male, eh. Ancora! Qua dentro c'è qualcosa, eh. Allora, prima cosa, mi devo un attimo ammazzare a quello perché sennò... E poi non so se avete notato, ma ci sta pure... ma ci sta pure questo. Dai. Ehi, addirittura, ragazzi, no. Eccolo qua. Ok, non spara adesso. La miseria, la miseria. Guarda, se me ne ammazzi uno ti sarei veramente tanto grato. Facciamo così, guarda. Avanti. Ok. Ma oh, manco sono morti. Ma che su, Highlander? Aspetta, mamma mia, raga. No, dai, sei scorrettissimo, guarda, perché... No, dai, ma non ci credo proprio. Vabbè, dai, secondo me è meglio che ci prendiamo un attimo una pausa e poi continuiamo, sennò qua moriamo 60.000 volte.